cambiamento climatico è successivo all'emissione di anidride carbonica nell'aria, la quale ha portato con sé l'aumento delle temperature, come tutti sanno. In seguito a questo aumento delle temperature si è anche avvertito che c'è una differente distribuzione delle piogge dovuta all'energia che l'atmosfera riesce a trattenere, con cui l'atmosfera riesce a trattenere in sé l'acqua. Quindi siamo di fronte a una situazione in cui le piante hanno tanta anidride carbonica e quindi dal punto di vista della fissazione del carbonio sono avvantaggiate, però devono lavorare con temperature elevate, che questo non piace alle piante, non si sono evolute per lavorare d'estate a queste temperature, e spesso in mancanza d'acqua, perché la pioggia non è disponibile quando la fenologia della pianta, le fioriture o i germogliamenti o l'emissione di fiori e frutti lo richiederebbe. Quindi le piante devono adattarsi ad un ambiente per il quale non hanno avuto un processo evolutivo consono. Per questo motivo mettono in atto diverse strategie di adattamento, e più che le piante lo devono mettere in atto gli agricoltori attraverso tecniche o attraverso tecnologie che possono mutuare anche dalla ricerca che facciamo noi negli atenei, nei centri di ricerca. L'arma più importante che hanno è l'irrigazione. Con l'irrigazione si può spostare i cicli colturali in stagioni più consone, e si può provvedere all'acqua quando l'acqua non è a disposizione delle piante, perché le piante in questo ambiente mutato, in questo clima alterato, hanno tanta anidride carbonica e quindi investono molto nei tessuti di conduzione dell'acqua, e quindi va a finire che sprecano quella poca acqua che hanno e quindi sono poco efficienti. Ciò non di meno, l'agricoltura può con l'irrigazione tamponare questi sprechi e facilitare quelli che sono i processi colturali. L'irrigazione ha un costo formidabile. Bisogna considerare che ciascuna pianta, per poter assimilare un chilo di sostanza secca, deve traspirare 100 litri di acqua, e quindi 101 l'acqua che va via rispetto a quella che resta all'interno della pianta. E quindi ci sono da una parte tutte le tecnologie di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua aziendale, che devono essere migliorate, che gli agricoltori ormai stanno imparando a migliorare, dall'altra tutte invece le tecnologie legate allo utilizzo di genotipi resistenti alla siccità, o piante che adottano delle strategie di breve o lungo termine per poter adattarsi anche in mancanza di acqua, e quindi anche in mancanza di irrigazione, non consumando l'acqua, che diventa giorno dopo giorno un bene sempre, sempre più prezioso. E le linee si possono dividere in due grandi filoni. La prima linea è una linea, per l'appunto, di management delle risorse, dell'acqua, dei fertilizzanti, delle tecniche di semina o di potatura verde o di potatura per le piante arboree. Bisogna abbassare il livello degli input, e quindi lavorare con bassi livelli di input senza sprecare, economizzando al massimo le risorse e soprattutto economizzando la risorsa acqua. E noi abbiamo visto con la nostra ricerca che se uno riesce a mantenere le piante in un uno stato di deficit idrico controllato, senza superare determinate soglie, queste non solo sopravvivono, ma dal punto di vista agricolo producono meglio, perché producono dei frutti, dei fiori, dei semi, i quali anche per il consumo animale, e quindi anche per il consumo dell'uomo, hanno delle caratteristiche nutraceutiche più importanti. La seconda parte invece è una parte più biotech, che è la selezione assistita di quelli che sono i genotipi, che sono genotipi magari non tanto gentili, genotipi un po' più rustici, ma che meglio si adattano alle condizioni di stress. Questa cosa nei secoli scorsi avveniva con prove e controprove. Adesso abbiamo degli strumenti fini, che sono la mappatura del genoma o quant'altro, per andare a vedere quelle che sono le piante che attraverso degli screening del proprio fenotipo, della propria fenotipizzazione, si adattano meglio. E qui c'è tutta una ricerca biomolecolare in atto per far sì che questa veramente selezione sia una selezione scientificamente assistita.
La ricerca genetica punta ad individuare all'interno del genotipo di piante delle quali non conosciamo, che derivano da provenienza magari da ambienti per le quali non sono state ancora adattate, quei possibili geni di resistenza che sono quelli che metterebbero la pianta in condizione di vivere, sopravvivere, produrre anche in situazioni di elevata temperatura o in situazioni di mancanza d'acqua, come il cambiamento climatico le sta portando a sopravvivere. Individuando questi geni marcatori si può scegliere una pianta piuttosto che l'altra e poi provarle con tecniche di pieno campo, e quindi la ricerca serve come assistente a fare la cosiddetta selezione assistita. Questo è il primo livello. C'è poi invece un secondo livello, che è il livello derivato dall'editing genomico, che sarebbe quel livello che permetterebbe, attraverso una tecnica che si chiama CRISPR-Cas, che è una tecnica che ha vinto il premio Nobel alcuni anni fa, di insegnare alle piante a editare il proprio genoma per modificare una loro caratteristica e quindi meglio adattarsi ad una situazione che è una situazione di nuovo di elevata temperatura, di mancanza di acqua, di elevata anidride carbonica, per ottimizzare quella che è la propria vita. Questa parte rimane per ora all'interno dei centri di ricerca, perché necessita di tutta una serie di validazioni per poter essere una tecnica non soltanto efficace ed efficiente, ma anche una tecnica sicura per i prodotti che andrà a produrre e portare in pieno campo, insomma.